devono ricordare, come vi ho detto nell'omelia, il pane eucaristico che ci è essenziale per camminare nella fede, la comunione. Quindi il panino ci deve ricordare la comunione e la provvidenza di Dio, il cagnolino. E poi ci deve ricordare anche l'impegno di camminare nella vita con una mano, in una mano la fede, in un'altra mano la carità. La carità che significa essere disponibili a servire il Signore dovunque Lui ci chiama. E l'augurio che faccio a tutti voi è esattamente questo, che possiamo diventare collaboratori di Dio, come lo fu San Roma. Ma di questo parleremo domani sera. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la memoria di San Rocco, vi protegga e vi benedica e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Rocco la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Rocco ci ha offerto un segno della solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benedici, Signore, questi pani, il ricordo di San Rocco. Benedici coloro che ne soffriranno. Signore, sia la nostra forza, andate in pace. Vi ricordo che domani è la giornata di venerazione della reliquia. Noi abbiamo la fortuna di avere una reliquia di San Rocco e quindi la reliquia rimarrà esposta qui ai piedi di San Rocco. È un atto di venerazione che possiamo fare e concluderemo domani sera con la Santa Messa. E subito dopo la Santa Messa porteremo in processione la reliquia attorno al comune, qui in piazza. Buona serata a tutti. Grazie.